Buongiorno, benvenuti, siamo pronti per iniziare un'altra giornata della Innovation Arena del TTG. Stamattina lo facciamo con i leader del mercato online e iniziamo con un keynote del responsabile travel per l'Italia di Google, Furio Gianforme. Grazie Giancarlo, piacere a tutti, mi chiamo Furio, lavoro in Google, mi occupo appunto del travel per tutto il mercato italiano. Innanzitutto mi fa molto piacere essere qua a Rimini, al TTG, io sono cresciuto in Emilia Romagna, a Bologna, pertanto mi sento veramente a casa e grazie Giancarlo per l'invito. Oggi vorrei prendermi questi 20 minuti per ragionare su come si è evoluto il consumatore, quindi come ci siamo evoluti noi negli ultimi 10 anni e pertanto su come noi, lato Google, vediamo l'evoluzione nei prossimi 5 anni. Il titolo che vedete parla proprio di questo. Diciamo che noi vediamo uno shift enorme che sta succedendo adesso nel modo in cui le aziende devono approcciare i clienti, con una logica di assistenza. Per fare questo vorrei tornare un attimino indietro. Se ci pensate, 9 anni fa, 10 anni fa, tutti i dispositivi che vedo che alcuni di voi hanno in mano, non li utilizzavamo. Se ci pensate, in 10 anni questo dispositivo ci ha totalmente cambiato la nostra vita. Il consumatore oggi si aspetta che grazie a questo dispositivo possa avere risposte dalle aziende in qualsiasi momento perfette. Questa è una sfida non banale per qualsiasi player del settore. E dall'altra parte, come utilizzatori, se ci pensate, come clienti, oggi riusciamo a vivere delle esperienze che spesso ci risultano veramente soddisfacenti. Quello che intendo dire, adesso vi faccio qualche esempio, oggi le aziende possono veramente regalare delle esperienze uniche con la tecnologia, risolvere dei problemi banalissimi con la tecnologia. Io personalmente ho avuto 2 figli negli ultimi 3 anni, molto più disruptive del mobile, devo dire, e banalmente vi riporto un esempio mio di tutti i giorni, di come la tecnologia ha reso possibile un qualcosa che per me era un po' complesso. Io lavoro, viaggio, con 2 figli, ovviamente anche a casa sono stato degradato in termini di priorità e pertanto mi devo un po' arrangiare, scherzando ovviamente, e per me era difficile gestire il fatto di dovermi lavare le camicie, i pantaloni e tutto. Dovevo andare in lavanderia negli orari in cui era aperta, ripassare a prendere il prodotto, un incubo. C'è una startup che non so se conoscete, si chiama Mama Clean, è molto attiva su Milano. Dall'app tu puoi richiedere il ritiro degli abiti, te lo vengono a prendere sul lavoro, a casa, hai una chat in cui in qualsiasi momento puoi chiedere il tuo ordine come messo, puoi definire a che orario ti vengono a riprendere l'abito, gestisci tutto da mobile. Per me è stata un'esperienza fantastica che mi ha risolto un problema molto molto banale. Questo è ciò che abilita la tecnologia e sta di fatto a chiunque gestisce un business capire come il mobile può cambiare il modo con cui comunichiamo con il consumatore. Ora, la transizione che noi stiamo vedendo è verso questo ruolo appunto di assistenza in itinere durante tutto il percorso del cliente. Andiamo un po' più nel dettaglio. Io immagino che ognuno di voi possa avere delle esperienze simili da riportare, senza fare nomi, però pensate a come è cambiato in determinate parti del mondo l'utilizzo dei taxi grazie a Uber, pensate al modo con cui fate acquisti oggi grazie ad Amazon. È molto molto cambiato rispetto a 10 anni fa. Nei prossimi 5 anni noi ci aspettiamo che la velocità aumenti per via delle tecnologie che sono ormai abilitate grazie alla enorme mole di dati che abbiamo a disposizione e pertanto noi chiamiamo questa fase Age of Assistance. Ora vorrei fare uno step back. Se qualcuno di voi ha avuto a che fare con noi negli ultimi anni, noi avevamo introdotto questo concetto di percorso del cliente che con l'avvento del mobile diventa molto più complesso e spezzettato. Ormai voi vi rivolgete al vostro cellulare, scusate.
Bene. Perfetto. Allora, stavo dicendo, ormai il percorso del cliente, come vedete, è diventato fatto di piccoli momenti, noi li chiamiamo micro moments. Voi vi rivolgete al cellulare per fare delle ricerche, vi rivolgete al cellulare nel momento in cui siete anche di fronte a un prodotto, a un supermercato, per controllare determinate informazioni, e in ogni momento dall'altra parte l'utente si aspetta un'informazione precisa e pronta, un'azienda pronta a rispondere. Questo fa sì che come operatori del settore in realtà diventa molto più complicato rispondere alle esigenze dei clienti. Non è più come una volta. Il challenge è essere pronti al momento giusto con la risposta giusta. Questo era il framework che avevamo appunto fatto vedere 5-6 anni fa, che è ancora attuale ma sta evolvendo. Su questo tema vi voglio far vedere un filmato che lo spiega ancora meglio. Ora, mi collego all'ultimo punto. La domanda era, ma voi ci siete? Il tema è che, di nuovo, il customer journey è diventato molto più complesso. Pertanto, si rischia di non essere calzanti rispetto al bisogno del cliente in quel momento. E questo è un problema. Quello che sta succedendo, e lo vivete voi tutti i giorni, in realtà si stanno moltiplicando i device con cui abbiamo a che fare. Il digitale ormai è a 360 gradi in tutte le nostre esperienze di vita durante il giorno. Questo fa sì che voi consumatori, e quindi le persone con cui avete a che fare, vedono in questo device uno strumento che gli dà un accesso continuativo a contatto con le aziende partner, in questo caso nel mondo del travel. Quindi la sfida è cercare di capire come rispondere in maniera customizzata in quel momento. E oggi affrontiamo un po' questo tema. Se parliamo del travel, alcune ricerche fatte in collaborazione con Focusrite ci confermano che il travelers utilizza il digitale come principale fonte di informazione, molto di più di quello che fa rispetto a chiedere informazione a familiari o amici. Lo fa molto di più che cercare informazioni offline. Io mi ci ritrovo molto, non so voi, ma anche in altri ambiti. Oggi quando noi siamo in un negozio, quello che facciamo di fronte a un prodotto, tiriamo fuori il cellulare e facciamo delle ricerche. Lo facciamo ormai, nemmeno ce ne accorgiamo. Questo pertanto fa sì che il digitale è un punto di verità per il travelers, in cui trovare informazioni. Ora, io vorrei un attimino dipingere la caratteristica degli utenti con cui abbiamo a che fare, pertanto dei vostri clienti. Secondo me ci si ritrova abbastanza. Sicuramente siamo molto più curiosi di prima. Siamo anche molto più demanding. Quello che intendo dire è abbiamo una barra molto più alta, ci aspettiamo un livello di servizio digitale frictionless, senza problematiche. E in ultimo siamo impazienti. Non voglio dire che abbiamo fretta, però il digitale ci ha abituato a una reazione-azione. Quindi affrontandolo una alla volta, andiamo sul curioso. Le ricerche ci dicono che il 25%, quindi uno su quattro,
di consumatori ormai fa acquisti in ambito travel su praticamente una base giornaliera. Questa è una statistica che spesso spaventa, nel senso non ci si aspetta che siano così frequenti. Quello che noi vediamo è che chi è un active shopper nel travel online fa continuamente ricerche per il motivo che vi dicevo prima. Quindi fa riferimento al digitale come strumento per approfondire e anche per acquistare. Di questo, e questo è molto importante per voi che siete operatori del settore, solo il 9%, quando inizia il percorso per arrivare all'acquisto di un viaggio, ha già in mente un brand. Può essere visto sia come negativo, bassa fidelizzazione, ma anche come positivo. Quindi quello che c'è un'opportunità enorme di intercettare degli utenti quando ancora non hanno deciso che brand acquistare. Quindi in realtà è una grande opportunità. Il tema è come facciamo a intercettarli. Demanding. Non so se voi vi ritrovate, però io personalmente, poi magari sono anche un po' un bias visto che lavoro in ambito digitale, ma nei momenti in cui navigo nel web, su mobile, vado su un sito di un qualsiasi operatore, ci ritorno due o tre volte e non vedo una customizzazione, non ho un'esperienza positiva. Io mi aspetto che dall'altra parte capiscano che sia sempre io a tornare e mi personalizzino l'offerta. Quindi demanding va inteso come un cliente che si aspetta un'alta personalizzazione da parte di voi operatori. Ora, quello che succede se non è personalizzato è che oggi gli utenti non si fanno problemi a cambiare operatore. Se l'esperienza non è positiva, e la statistica qua mi aiuta a supportare questa tesi, come vedete il 92% dei travelers che non hanno una risposta al bisogno di quel micro momento cambieranno mobile site o cambieranno app. Quindi non si fanno problemi a passare su un altro operatore, un'altra azienda. Impaziente. Sono passati due secondi, ho fatto due secondi di pausa e voi l'avete notato. Ora, quello che vi chiedo è quanto a voi come utenti infastidisce quando un sito web ci mette più di X secondi a caricare. Se ci pensate, nella vita di tutti i giorni ci capita, ahimè, spesso. La statistica ci dice che di fatto più della metà degli utenti che arrivano su un sito che ci mette più di 3 secondi a caricare lasciano il sito. Pertanto pensateci, chi di voi ha un'attività o lavora in un'azienda che ha appunto una property mobile, non so, ha idea di quanti sono i secondi che la pagina impiega per caricare? Se la risposta è no, vista la statistica, avete il rischio di perdere metà dei vostri potenziali clienti in quel momento. L'altra nota è che questo è un dato US, da quello che noi vediamo, ahimè, non siamo messi benissimo. Quello che vi posso dire è che in Italia è due volte. La velocità media di caricamento in Italia è oltre 50 secondi. Questo è un problema molto grande, è una opportunità persa di clienti potenziali per le vostre attività. Se ci pensate, i leader del mercato, senza fare nomi, da sempre regalano esperienze frictionless. Vai sul sito, il sito si carica immediatamente. E l'altra cosa, che a parte avere degli utenti che lasciano la vostra mobile property, hanno anche un'esperienza negativa. E penso che anche su questo da utente uno si ritrova. Nel momento in cui il sito non è performante, hai un'esperienza negativa proprio del brand stesso. L'ultimo punto che voglio rimarcare è: queste caratteristiche sono state generate dal fatto che noi abbiamo in mano dei device che hanno della potenza proprio di farci fare delle cose che fino a 10 anni fa erano inimmaginabili. Pertanto l'utente di oggi è veramente un utente super empowered. Per la prima volta nella storia ci sono gli utenti che sono più avanti delle aziende. Noi siamo come utenti tecnologicamente molto più avanti delle aziende stesse.
Questo pertanto crea la necessità dell'azienda di riadattarsi. Ora, il ruolo che di fatto noi come Google e voi come partner giocate in questo è di riuscire a utilizzare la tecnologia per offrire delle esperienze calzanti, ma addirittura per anticipare le esigenze dei clienti. Oggi abbiamo a disposizione tantissimi dati che ci permettono di farlo. Anticipare le esperienze dell'utente è la sfida per i prossimi 10 anni e ci siamo già oggi. Parlando di Google, come la stiamo approcciando? Allora, noi abbiamo, queste sono tutte le nostre property, quindi Google, YouTube, Maps, Gmail e così via, che globalmente hanno più di 1 billion di utenti. Questo vi potreste chiedere che cosa c'entra col discorso che sto facendo. In realtà c'entra molto, perché abbiamo molti segnali che noi utilizziamo per identificare l'intento. Cosa intendo per intento? Per intento intendo, se qualcuno di voi usa le nostre piattaforme, ad esempio di advertising, noi possiamo oggi identificare dei bucket di audience che sono vicini all'acquisto di un viaggio. Questo intendo. Quindi noi possiamo mettere a disposizione di partner come voi la possibilità di intercettare le persone giuste esattamente nel momento in cui hanno un bisogno. Questo è solo un esempio, perché l'altra declinazione è verso i prodotti che noi abbiamo nel mondo del travel. Qui ne ho riportati alcuni. Di fatto quello che sta succedendo è, se ieri si parlava di big data, quindi di segnali e dati, oggi si parla di machine learning. Il machine learning non fa altro che abilitare e creare valore dai dati a disposizione. Pertanto, se voi navigate i nostri prodotti, noi ci stiamo spostando nell'anticipare il più possibile nel percorso dei clienti i bisogni dei clienti. Qui ci sono alcuni esempi, quello che oggi voi potete sperimentare, se qualcuno di voi ad esempio ha Google Home a casa, è la possibilità, vedete questo è il primo esempio, di parlare. Quindi la tecnologia voice è migliorata tantissimo negli ultimi anni. Oggi voi potete fare la ricerca di un volo e avere delle risposte di questo tipo. Questo è possibile di nuovo per l'utilizzo dei dati che noi riusciamo a fare grazie alla tecnologia. Il secondo esempio è relativo ad esempio alla possibilità di dare un'informazione che magari fino a qualche tempo fa non era disponibile, ossia un ristorante, volete andare a fare una cena, vi chiedete qual è l'orario in cui è più busy, oggi avete questa informazione. Quindi stiamo cercando di adattare tutti i nostri prodotti e il nostro team travel di sviluppo sta lavorando tanto su questo per dare delle informazioni che in realtà voi nemmeno chiedete, da qui il ruolo di assistere. L'ultimo esempio riguarda ad esempio la pianificazione di un viaggio in cui si vuole capire qual è la finestra migliore per prenotare in base al prezzo. Questi sono solo esempi che mi portano un po' a formalizzare quello che è il nostro ruolo nell'industria del travel. Noi vogliamo lavorare per diventare il punto di riferimento trusted, quindi dove le persone vedono che le informazioni sono di valore, per gli utenti nel mondo turistico. Insieme questo fa sì che noi potremo mettere in contatto partner, aziende con l'utente giusto nel momento giusto. Quindi il messaggio che vi voglio dare è: Google sta lavorando e lavora per fare in modo di mettervi in contatto con l'utente in quei tanti micro moments che vi ho raccontato prima. Questo è il nostro obiettivo. Ora, mi piaceva chiudere con delle raccomandazioni e ve ne do 3 per rispondere a un utente che è diventato super empower. La prima è: l'utente è curioso, fa tante ricerche, si rivolge al digitale in n momenti. Pertanto, se volete dare un'esperienza customizzata, dovete attrezzarvi delle tecnologie che oggi sono disponibili in ambito marketing. Per questo ho messo, datevi come obiettivo dei prossimi 18 mesi di, sulle vostre attività, della vostra azienda o della vostra attività in ambito marketing, di automatizzarle per metà. Sono strumenti disponibili nelle nostre piattaforme che permettono di farlo. Questo è un caso, non è nel mondo travel ma è molto calzante. Ad esempio Fiat Group ha aumentato del 22% le vendite online che ha fatto semplicemente utilizzando tecnologie disponibili nelle soluzioni nostre di advertising che usano il machine learning. Sono disponibili a tutti. Io il messaggio che voglio passare è: il machine learning non è un qualcosa
che hanno solo le grandi aziende, oggi sono messi negli strumenti che voi potete utilizzare. Secondo punto, di nuovo, ve l'ho fatto l'esempio prima, se io vado in un sito e ci ritorno, io mi aspetto che il sito si adatti. Non ragionate misurando gli utenti come lead. Un utente che torna 3 volte ha più valore di un utente che è andato lì solo una volta. Per questo utilizzate una misurazione che vada sul lifetime value. I leader di mercato lo fanno già da anni. Questo è un altro esempio interessante. Una società tedesca di tour operator che ha chiesto aiuto a Google per aumentare le vendite, hanno fatto una cosa molto semplice. Loro erano attivi solo nel presidio della domanda degli utenti sul loro brand. Si perdevano totalmente gli utenti che facevano delle ricerche molto più generiche, perché non riuscivano a misurarne il valore. Google li ha aiutati a misurare il valore con un approccio data-driven attribution. Sembra un parolone complesso, ma in realtà oggi dentro gli strumenti di advertising con un click si può cambiare la metodologia di misurazione. Quindi il mio invito è: cercate di lavorare per approfondire queste tematiche con partner con cui lavorate in ambito marketing, perché il valore che potete generare, come vedete, è enorme. L'ultimo punto, devo dire, è quello che mi sta più a cuore. Io lavoro tanto con i grandi gruppi e vi assicuro che è un problema di tutti. Non possiamo avere dei siti mobile che caricano in più di 5 secondi. Perdete clienti. Quindi il mio invito è: ponetevi nel vostro piano di azione l'obiettivo di arrivare in 18 mesi, ma anche prima, avere i vostri siti che caricano in meno di 5 secondi. Questa è una catena di hotel di 5 stelle che l'ha fatto, abbassato grazie a uno strumento che vi faccio vedere tra poco il tempo di caricamento, hanno visto un aumento delle vendite dell'11% in termini di conversione. È tanto, se ci pensate. Io vi riporto uno strumento aperto a tutti. Si chiama Google Test My Site. Non so in quanti lo conoscono. Mettete l'URL, vi riporta, ci mette qualche secondo, un assessment completo della performance del vostro sito web e vi dà anche i suggerimenti per abbassare la velocità di caricamento. Spesso si tratta, ad esempio, di ridurre le immagini che sono presenti nelle pagine. Il mio invito è: vedete innanzitutto quanto ci mette a caricare e agite subito per migliorare la velocità di caricamento. Quindi, in sintesi, questo è un po', mi permetto, il piano d'azione che io vi suggerisco di adottare nei prossimi mesi. Chiudo dicendo: questa transizione verso appunto una modalità di ingaggio dell'utente dove l'azienda riesce a anticipare il bisogno sta accadendo già oggi e noi sulle nostre property lo stiamo attuando. Quindi il mio consiglio è: aspettatevi nei prossimi 5 anni che questo shift avvenga completamente. Questo è il punto 1. Punto 2 è: mettete in piedi delle azioni pratiche, come vi ho detto, nei prossimi 18 mesi per prepararvi. Il punto 3 è, di nuovo, la tecnologia ormai è dentro le nostre piattaforme, quindi il mio invito è: usate Google, l'esempio del sito Test My Site è uno solo, per fare questo percorso. Noi siamo qui per aiutarvi. Con questo io chiudo, vi ringrazio, spero sia stato utile. Grazie mille. Grazie Furio. Continuiamo la nostra conversazione su questi argomenti con Booking e Expedia. Dateci il tempo perché vorremmo portare un po' più avanti l'attenzione e quindi spostiamo noi. Facciamo questo cambiamento imprevisto. Vediamo di non ammazzarci, Giancarlo. Quindi. Nessuno registri, mi raccomando. Migliore. Nicola, vieni a darci una mano, abbiamo bisogno. Oh, sto scherzando. Allora, intanto facciamoli salire. Intanto facciamo salire Alberto Yates per Booking e Walter Lofaro per Expedia. Fategli un applauso, due amici. No, fermi. No, fale portare a loro, sì, va bene, dai.
Ok. Facciamo lavorare un po' Expedia. Non attentatevi reciprocamente. Posso avere un altro microfono? Allora. Sì. Molto meglio qui. Molto prova. Meglio. Più amichevole, più... Okay. Mi rimetti anche il tappo qui? Anche il tappo? Mi passo poi io il microfono. Allora, vi do un altro microfono. Sì, ve la porto subito. Oh, perfetto, ho perso le domande. Grandioso. Scusate, eh. Sì. Niente. Questo. Ci siamo? Due, tre. Uno lo tengo io tra il pubblico, magari ve lo passate Giancarlo l'altro. Uno lo tengo io sì. Tra il pubblico. Okay. Sì, vediamo se c'è il pubblico e vuol collaborare con qualche domanda. Sì, allora. Io c'ho già una persona che vuol fare le domande. Sì, già pronto? Benissimo. Iniziamo parlando di questa Age of Assistance che ci ha detto Google. Vado in fondo. Un breve excursus su quello che state facendo sia ad Expedia che a Booking per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Chatbot, abbiamo visto recentemente durante la conferenza di Booking ad Amsterdam molti strumenti da questo punto di vista. C'è già quindi una strategia ben precisa per portare tutto su questi strumenti? Ci ha detto Furio che fra 5 anni saranno all'ordine del giorno. Buongiorno a tutti, Alberto Yates, Regional Manager Italia per Booking.com. Effettivamente sì, noi abbiamo già un'unità, abbiamo acquisito una società in Israele che si occupa principalmente di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale già oggi è il presente e ovviamente sarà il futuro anche sulla base di quello che abbiamo visto. Oggi il 60% delle richieste che ci arrivano dai clienti in lingua inglese vengono gestiti da chatbot sulla base delle informazioni che poi riceviamo dalle strutture stesse, quindi è importante comunque avere dei contenuti aggiornati in modo che il volume, appunto, che questa percentuale possa aumentare. C'è un investimento fortissimo innanzitutto perché avendo più di 2 milioni di strutture nel mondo per la gestione proprio delle richieste che arrivano dai clienti con più di 1,5 milioni di prenotazioni tutti i giorni sarebbe impossibile avere un customer service che possa gestire tutte le richieste, quindi è fondamentale continuare ad investire nell'intelligenza artificiale al fine di agevolare sia le strutture che in questo senso riceverebbero meno richieste e sia ovviamente il cliente che come nell'era digitale è abituato a ricevere delle informazioni nel più breve tempo possibile. Cioè oggi comunque avendo un cellulare e comunicando comunque nel quotidiano, nella nostra vita quotidiana in secondi, ci aspettiamo comunque una risposta che arriva in secondi e nel momento stesso in cui noi abbiamo bisogno di un'informazione legata al nostro soggiorno, che molto spesso può essere fondamentale se andare e soggiornare in una struttura piuttosto che no, magari se la struttura non accetta il mio animale domestico piuttosto che non ha disponibile una culla, è importante che le strutture diano questo messaggio nel più breve tempo possibile e in questo noi stiamo supportando attraverso appunto l'evoluzione del chatbot. E poi prima si parlava anche del voice, ovviamente il voice è un'evoluzione ancora maggiore, ma prima dobbiamo cercare di arrivare ad avere questa digitalizzazione delle informazioni, quindi una risposta molto veloce nel più breve tempo possibile, quindi aumentare anche le lingue che vengono supportate attraverso il chatbot per poi poterci spingere in un passo avanti sul discorso voice, che nei prossimi anni soprattutto dalle nuove generazioni è molto utilizzato, quindi nei prossimi anni prenderà molto, molto piede. Concludo solo dicendo, per darvi un'idea comunque di quanto vengono utilizzati i messaggi di testo rispetto magari a quanto possono essere utilizzati i messaggi vocali, oggi WhatsApp circa riceve 500 miliardi di messaggi al giorno e i messaggi vocali sono circa un terzo, quindi ancora la proporzione è maggiore su tutto ciò che è chat rispetto a quello che è vocale e quindi fondamentalmente per noi quello rappresenta una priorità. Grazie. Walter. Sì, ma credo che siamo più o meno sulla stessa linea. Gli investimenti sulla tecnologia, le nuove tecnologie ovviamente avvengono a livello continuo. Gli ultimi 12 mesi abbiamo investito più o meno
$1.5 miliardi solo in tecnologia, abbiamo più di 5.000 persone che lavorano proprio sulle nuove tecnologie, sugli sviluppi, quindi i bot ovviamente e anche il voice control che è una parte ovviamente importante. Cambierà un poco, cambia molte cose, no? Perché tutta la nostra tecnologia, credo di tutte le aziende, è sempre stata basata su una tastiera. Ovviamente la tastiera viene meno, quindi la tecnologia che c'è dietro, diciamo il backstage, è completamente differente. Quindi dare gli stessi risultati con un input differente aggiunge una complicazione. E credo anche, per aggiungere qualcosa praticamente allineato, ma uno dei problemi principali sarà il fatto che con l'intelligenza artificiale, con i bot, con Alexa della situazione, con Google, il problema sarà che il second best, non sei, il secondo migliore non funziona. Cioè si fa una domanda e c'è una risposta e quella risposta deve essere quella corretta, non c'è il margine di errore che ci può essere oggi, quindi diciamo il fine tuning di tutto quello che c'è dietro la ricerca del turismo, dell'hotel, diventa molto più complesso perché non ci si può permettere assolutamente nessun tipo di errore. Se c'è la richiesta specifica si richiede una risposta specifica che sia adeguata e allineata con le necessità del cliente. E questo ovviamente aggiunge complessità e poi ci sono tantissime altre sfaccettature, alcune Alberto le diceva prima, ma c'è anche il discorso che ovviamente tutto ciò che ha a che vedere con l'intelligenza artificiale è un po' collegato anche alla quantità di dati personali che l'individuo è disposto a dare, no? Perché ovviamente la macchina funziona se gli si dice più o meno tutto, no? Se no l'assistant non va bene. Quindi quella è un'altra area interessante, probabilmente le nuove generazioni saranno molto più aperte, magari la mia un po' meno, no? a dare molte o eccesso di informazioni. E poco fa parlavamo con Giancarlo del fatto che tua figlia parla con il telefono, io ancora scrivo sul telefono, ma immagino che nella prossima decade, insomma, è abbastanza normale che si parlerà coi devices e invece di scrivere su, quindi la tastiera probabilmente non esisterà più. Io devo confessare che durante appunto la conference di Booking ci hanno regalato ai partecipanti, a tutti, un Google Home Assistant piccolo. L'ho messo nel mio ufficio, ma non riesco, non ce la faccio a parlarci, lo interrogo la mattina, ho provato a far fare delle prenotazioni sul mio albergo, ma mi dà sempre delle risposte abbastanza meccaniche per adesso, riesce a portarmi sul sito, ma più di lì non va. Posso una domanda? Sì, Mirko. Una domanda e poi se qualcuno del pubblico vuole fare qualche domanda, alzate la mano, vengo io. Una domanda, alcuni analisti, ho visto un paio di studi che vanno entrambi nella stessa direzione, mettono in evidenza come con il voice, gli assistant, Google Home, Alexa e così via, o anche l'Apple, l'assistant di Apple, il HomePod, potrebbe succedere amplificato quello che un po' era già successo con l'arrivo dei meta search, cioè un po' quello che stavi dicendo tu, no? Sparisce, non esistono le seconde opzioni. Come vivete voi da brand? Perché in quel caso la distribuzione diventa più complicata. Io chiedo, voglio andare il 15 novembre a New York, 2 notti, prenota. Non ho molto controllo, cioè non gli posso dire... Non posso dirgli prenotami su Booking, prenotami su Expedia, o perlomeno posso anche dirglielo, ma non credo che l'utente normale farà questa specifica. Quindi diventa più complicato il lato vostro, come la state vivendo questa cosa? Sì, credo che diventi complicato un po' per tutti, ovviamente per noi perché bisogna essere, no, al fronte della richiesta, ma soprattutto la cosa importante è che l'offerta che viene data sia rilevante per la persona che la sta chiedendo. Quindi mentre adesso si può un po' bombardare in un certo senso a livello di marketing chiunque, non sarà più possibile, perché se il dettaglio, il risultato non è proprio quello che si stava cercando, naturalmente quello che accadrà è che il cliente o il consumatore non avrà più fiducia nel mezzo, in realtà non nella brand. Quindi è anche un problema in un certo senso di Google e di Amazon per assicurarsi che il risultato che effettivamente affiora dalla ricerca sia quello rilevante per il consumatore. È un problema abbastanza globale.
Concordo che la chiave sia anche nei dati, perché se tu fornisci allo strumento tutti i tuoi dati, i tuoi profili social, i tuoi account di Booking o di Expedia, ovviamente sarà naturale usare quei stessi dati per fare le prenotazioni. Sì, noi in questo momento per esempio vediamo che c'è molto, molto interesse dal punto di vista più di ricerca, diciamo di daydreaming, no? Del viaggio ideale. Ci sono differenti fasi, ovviamente c'è quella parte, c'è la parte della prenotazione, c'è la parte del post viaggio, e le aree, diciamo, che il consumatore, il cliente reagisce in maniera completamente diversa sul voice in queste tre aree. Per quel che mi riguarda, uno dei punti chiave anche dell'azienda, proprio del gruppo, è la fidelizzazione del cliente, quindi una delle parti principali è quello comunque di poter associare il brand a quella che è un'esperienza positiva, a quello comunque di riuscire a dare al cliente quello che sta cercando nel più breve tempo possibile. Nel momento in cui un cliente è fidelizzato, nel momento in cui si ha la piena consapevolezza che prenotando attraverso i nostri canali non solo si ha una buona esperienza di prenotazione, ma si ha anche un supporto rispetto a quello se qualcosa non dovesse andare come deve andare, più la possibilità di prenotare tantissimi altri servizi che siano collaterali al soggiorno, allora lì effettivamente si riesce ad avere anche un modo di lavorare molto più diretto, e quindi la persona in quel caso andrebbe direttamente su quelli che sono i canali diretti di prenotazione. Questo futuro in un certo modo già lo possiamo anticipare rispetto a quello che sta succedendo in Cina, dove la rilevanza anche stessa dei motori di ricerca sta perdendo rispetto invece a quello che magari sta succedendo su delle app che sono app universali, dove il quale il cliente si riversa per poter trovare qualsiasi tipo di informazione. E lì ovviamente la personalizzazione, il fatto di ricevere delle informazioni che siano esattamente in linea con quelle che sono le mie esigenze, la mia personalità, le mie aspettative, è fondamentale. Quindi questo anche noi come Booking è qualcosa, certo, su cui stiamo lavorando attivamente. Un po' come abbiamo visto ieri WeChat, che è esattamente l'esempio che tu stavi dicendo. C'è una domanda, posso fargliela fare? Buongiorno, mi chiedevo se Booking nel futuro aggiungerà gli ancillary, le attività extra, aggiungendo appunto al classico soggiorno, o se invece si terminerà lì. Expedia, la domanda è anche per loro, ma già loro sono tradizionalmente, l'hanno sempre fatto, e quindi il mercato italiano, proprio perché vive di esperienze, ha bisogno anche di questi servizi a corollario che appunto lei diceva. Grazie. Ma già oggi Booking.com, entrando nella pagina di Booking, c'è la possibilità non solo di prenotare la struttura ricettiva, quindi prenotare il soggiorno, ma anche eventualmente prenotare i voli attraverso Kayak, appunto, che fa parte del gruppo Booking Holdings. C'è la possibilità di prenotare il trasporto, che può essere sia trasporto taxi o piuttosto che il noleggio auto. In futuro sono stati fatti anche degli esperimenti in altri paesi con Open Table, quindi la disponibilità e la possibilità di prenotare quelli che sono la ristorazione, il ristorante, la cena, e quindi comunque ad avere accesso attraverso una piattaforma unica, che in questo caso sarebbe l'app di Booking.com, a tantissimi servizi. Due punti poi principali sono: uno, la parte experiences, che è stata lanciata di recente in Italia, dove abbiamo già diverse città come Roma, Venezia, Milano, Bologna, Verona. E in quel caso, ogni volta che un cliente fa una prenotazione per una struttura ricettiva, riceve un QR code che gli dà accesso in maniera semplice ed immediata alle attrazioni che sono presenti su Booking.com. Questo, quando prima nel keynote si parlava di esperienza senza frizioni, frictionless, per noi è una parte fondamentale, perché a nessuno piace stare in coda, a nessuno piace aspettare, tutti vogliamo la fruizione immediata del servizio, vogliamo una risposta immediata, quindi quello è sicuramente. Un'altra iniziativa interessante che Booking sta facendo è l'App Store, quindi la possibilità di dare a società terze accesso a quello che è il nostro database di utenti. Quindi queste società si possono registrare nell'App Store, al momento è disponibile in fase di test su alcune strutture,
e queste strutture hanno la possibilità appunto in un click di testare quello strumento che può essere anche relativo alle ancillary, che può essere relativo magari all'experience del cliente. E la cosa interessante, diciamo, quello per cui stiamo spingendo è il fatto che tutte queste società terze che mettono che si danno visibilità sul portale diano la possibilità in 2-3 click alle strutture di provare il proprio prodotto. Una volta provato, ovviamente attraverso un free trial hanno la possibilità di fare un subscription, ma che comunque questa subscription non sia legata a nessuna situazione permanente, quindi in un click comunque la struttura ricettiva può decidere di staccarsi dal contratto per poi eventualmente fare un test successivo. Quindi ci stiamo muovendo su diversi fronti e secondo me l'apertura anche ad aziende terze ci dà la visibilità e dà la potenzialità di quello che è la visibilità Booking anche al mercato. Confermo questo perché noi siamo parte del progetto come Travel Appeal e l'Italia è interessante perché nel primo progetto pilota, Italia, Messico e Spagna sono i 3 mercati su cui avete deciso di lanciare questo progetto delle app ed è, insomma, è anche un bel segnale con l'importanza del mercato italiano. Molto interessante questa cosa della fruizione dei servizi. Ieri abbiamo parlato nell'apertura dell'Innovation Arena della possibilità di dare ai turisti. A me è molto colpito una dichiarazione fatta dalla CEO di Ctrip durante lo scorso ITB, dove diceva: il nostro impegno è perché i nostri clienti viaggino in pace, cioè non abbiano nessun tipo di problema e tutto si svolga regolarmente. Senza file è un po' dura in Italia, Alberto, oggettivamente è un po' dura in Italia, però ieri abbiamo anche lanciato l'idea che probabilmente quello che viene chiamato over tourism, che a noi piace chiamare invece turismo affamato, che hunger tourism l'abbiamo chiamato, possa essere risolto proprio con l'utilizzo di big data e altre forme di accesso che possano guidare un po' il cliente. Cambiamo un po' argomento, perché sempre nella giornata di ieri noi abbiamo dato una serie di dati provvisionali di Focusrite. E in questi dati provvisionali è un po' una tendenza un po' in tutto il mondo, il nostro paese compreso, da qui al 2021 si vedono crescere chiaramente i vostri fatturati, quindi sia di Expedia che di Booking, ma abbassarsi un po' la quota di mercato, come se a favore dell'online diretto di qualsiasi tipo di azienda, quindi come se, diciamo, gli operatori avessero una consapevolezza maggiore di far crescere i propri siti diretti. Oppure c'è qualcosa che ci sta sfuggendo, non so, magari è il Big G che è sceso dal palco, quindi Google che sta facendo qualcosa per cui le prenotazioni arrivano più direttamente verso i siti degli alberghi e di compagnie aeree e quant'altro. È una tendenza conclamata, non so, magari si rivelerà non vera e fra 5 anni sarete qui ancora più forti di prima, insomma. Beh, fra 5 anni speriamo di stare qui, sì, non so se sicuramente più forti ci sarete. Mi piacerebbe stare, sì. Intanto, appunto, da un punto di vista di Expedia Group, noi ci vediamo molto di più come una piattaforma di tecnologia, principalmente, per cui faccio questo preambolo perché, arrivando all'affermazione che hai fatto di Focusrite, praticamente, no? Cioè, una piattaforma tecnologica che utilizziamo per i nostri brand, ma può essere utilizzata in maniera modulare da molti altri brand. Quindi probabilmente noi in realtà siamo parzialmente responsabili di questo cambiamento. Per fare qualche esempio, Marriott, Meliá, Barceló utilizza la nostra piattaforma di package, di pacchetto, per vendere i pacchetti sui loro siti, ovviamente per incrementare le vendite dirette, però effettivamente stanno utilizzando una tecnologia nostra. Abbiamo una parte del nostro braccio marketing che si chiama Media Solutions, che si chiama Link Off, praticamente un piccolo annuncio dell'albergo e il cliente sul nostro sito, facendo il click sull'annuncio, finisce sul sito dell'albergo e può prenotare direttamente sull'albergo. Quindi, ecco, forse siamo un po' responsabili magari di questo cambiamento, ma ci vediamo in questo modo, vediamo un attimino, noi non crediamo che la parte transazionale, si può dire, sì,
puramente transazionale del business sia la base di tutto. Per questo lo sviluppo tecnologico è importante, ma anche per dare l'opportunità e favorire anche altre imprese, altre aziende, la nostra specializzazione in alcune aree del business, per cui diciamo non vediamo tanto il problema, perché anzi lo stiamo in un certo senso un po' stimolando. Governando. Per quel che riguarda Booking, in questo caso parlerei più di Booking Holdings rispetto a Booking.com. anche gli ultimi dati presentati nell'earning call da Glenn sono comunque di una crescita sui volumi, quindi sul volume di prenotazioni a due cifre, quindi da un certo punto di vista, da quello che vediamo, non c'è questa tendenza. Ovviamente il mercato è sempre più variegato, quindi c'è sempre più concorrenza, ci sono sempre nuovi player, c'è sempre una diversificazione rispetto a quello che era in passato, e questo in un certo punto di vista ridistribuisce quelle che sono le prenotazioni, ma dall'altro credo che anche i dati di Focusrite confermassero il fatto che i volumi, comunque i viaggiatori, sono in aumento. Sì, comunque con una quota mercato che si restringe. Quindi dal mio punto di vista questo non, o almeno dai dati e da quello che stiamo riscontrando, non sta avvenendo. Sì, comunque credo, per aggiungere a quello che dice giustamente Alberto, l'industria del turismo è valutata a 1,6 trilioni di dollari, quindi diciamo spazio di crescita per parecchi players ce n'è abbastanza. Ce n'è ancora parecchio. Due domande specifiche, una per Booking e una per Expedia. Parto da Walter. Voi siete stati tra i primi, insomma già da qualche tempo rivendete direttamente all'interno del sito di Expedia anche prodotti di terze parti, insomma che capita di trovare il proprio albergo con una tariffa diversa da quella generata da Expedia, perché lo pescate da Trivago e fa parte del vostro gruppo in qualche modo. Non peschiamo da Trivago. Non peschi, no. Da Trivago, okay. Vabbè. Dove peschi, insomma. Però insomma rivendete anche a altre cose rispetto. Che tipo di strategia è secondo te? Cioè, mi sa che questa domanda te l'ho già fatta e mi hai risposto che il mercato ormai vende generalmente tutto il mercato. Ma guarda, noi cominciamo a analizzare il significato di OTA, no? O OTA meglio, che è Online Travel Agency. Quindi fondamentalmente noi siamo un'agenzia di viaggi con l'unica differenza di essere online. Ora, un'agenzia di viaggi ha ovviamente tutte le opzioni potenziali di viaggi per i clienti. In realtà questa cosa che stai accennando noi la facciamo da 10 o 12 anni. I pacchetti di TUI e di Thomas Cook, che sono competitors diretti nostri, li vendiamo sui nostri siti da 10-12 anni, credo, più o meno. Quindi non è nulla di nuovo il fatto che quando crei un marketplace devi fare in modo che sul marketplace ci siano tutte le opzioni che in un certo senso gli albergatori, in questo senso, ma possono essere lineari eccetera, mettono sul mercato. Questo è un po', in realtà non c'è una strategia specifica. L'unica strategia, che credo che sia la più importante, è dare al cliente tutto ciò che è disponibile sul mercato, che credo che sia la strategia di qualunque agenzia di viaggio da quando esistono le agenzie di viaggio. E anche riallacciandomi un po' all'intelligenza artificiale, al discorso di prima, in realtà l'intelligenza artificiale ci aiuterà a enfatizzare la A di OTA, cioè il discorso agenzia, perché saremo anche in grado nel futuro ovviamente di fare delle cose un po' più personalizzate per i clienti, piuttosto che dare diciamo una lista o cercare di indovinare cosa vuole il cliente. Saremo in grado di creare dei pacchetti veramente ad hoc, e questo ovviamente sarà un salto impressionante, ma la base è: noi dobbiamo dare al cliente quello che il cliente cerca, quello che c'è sul mercato, quello che è in vendita regolarmente. Grazie. Per Booking è un po' diversa la domanda, nel senso è un rumors che gira fra gli albergatori più che una domanda, ovvero tu adesso vai su Booking, e Booking probabilmente è la piattaforma più direttamente concorrente sulle private, anche loro con HomeAway, ma insomma anche voi state facendo molto per le private accommodation, specialmente nelle città,
Home Away, forse un pochino più da vacanza piuttosto che da urban city. Originariamente. Originariamente, sì, ora sta cambiando. La rumors degli albergatori è: io vado a scegliere una accommodation in una città e mi trovo un enorme purpurri di offerta, cioè una volta mi aspettavo di vedere solo hotel, adesso invece trovo davvero tante, tante cose. È vero che c'è il pulsantino che mi filtra gli hotel se voglio vedere gli hotel, ma il consumatore lo fa davvero o è tendente a cercare location o esattamente ciò? Cioè è un po' quello che abbiamo parlato ieri di un mondo oggettivamente di offerta che è cambiato molto vasto, e su Booking ce lo ritroviamo ben presente e qualche albergatore oggettivamente storce il naso. Allora, partirei da uno studio che abbiamo fatto dove un tempo c'erano persone che prevalentemente prenotavano strutture alberghiere, dall'altro lato avevamo persone che prenotavano strutture extraalberghiere. Oggi questa forbice si sta sempre di più riducendo, quindi magari per un viaggio di lavoro piuttosto che per un weekend fuori porta preferisco prenotare un albergo, ma se viaggio con un gruppo di amici piuttosto che con la famiglia magari decido di prenotare un appartamento. Quindi lo stesso viaggiatore ha comunque dei comportamenti differenti. Il fatto, ovviamente, noi come Booking.com cerchiamo di accorpare e di essere guidati da quella che è la domanda del mercato, e effettivamente nella domanda del mercato c'è sia richiesta appunto per strutture alberghiere e sia per strutture extraalberghiere. Per quel che riguarda gli appartamenti, il motivo principale per cui le persone scelgono un appartamento è fondamentalmente per una caratteristica che questa struttura ha, che può essere la piscina privata nella villa, piuttosto che magari il fatto di avere una camera che è fatta apposta per i bambini con cui possano giocare. E quindi è fondamentale, quindi il comparto alberghiero può imparare dalle strutture extraalberghiere a evidenziare quelle che sono le caratteristiche e il proprio punto di forza. In termini invece di visualizzazione, una delle cose principali che abbiamo fatto nel corso del tempo è l'evoluzione del ranking, cioè oggi io cliente Booking vado sulla pagina, ma se ognuno di noi oggi andasse a cercare per stanotte Rimini troveremmo tutti un risultato differente. E questo perché come dicevamo prima, dalla personalizzazione noi abbiamo diversi dati che ci permettono di offrire al cliente quello che il cliente sta cercando. Di conseguenza quella che sarebbe sulla carta una competizione, vedendo migliaia di strutture sulla pagina con un mix strutture alberghiere e extraalberghiere, in verità non è così, perché il ranking stesso ogni singola persona vede qualche cosa di diverso e bisogna uscire un po' fuori dal concetto di ok, oggi sono primo sulla pagina di Booking e su Rimini, perché non è tanto essere primo, perché quello che vedo io magari non è quello che vedono altri milioni di clienti che sono sulla pagina, ma è importante sapere quanta visibilità Booking mi sta dando, come faccio a migliorare questa visibilità e come faccio a convertire questa visibilità in prenotazioni. Quello che dicevamo prima, anche il volume, no? I numeri di persone che prenotano stanno aumentando, il mercato comunque si sta ampliando e sta aumentando anche perché c'è più disponibilità per i viaggiatori di trovare delle soluzioni che siano più in linea con quelle che appunto sono le loro esigenze. Quindi comunque questa varietà io la vedo solamente come una cosa positiva. Grazie. Abbiamo 5 minuti. Di solito io finisco sempre su una un po' una fase scherzosa in queste interviste, una sorta di intervista doppia tipo Iene, insomma, battuta veloce. Posso allora fare solamente un passo indietro, perché ho visto nella platea un mio collega di Booking e dicevo prima dell'App Store, se qualche persona fosse interessata a testare l'App Store magari si può andare dal mio collega, lasciare i dettagli e lo attiveremo. Basta, solo questo. Perfetto. Allora dicevo, risposte veloci, quello che vi viene in mente. Domani mattina avete un'offerta da due grandi aziende, avete deciso di lasciare Expedia e Booking, avete un'offerta da due grandi aziende, dove andate a lavorare? Airbnb o Ctrip? Interessante. In questo momento direi Ctrip. Beh, noi comunque abbiamo una partecipazione in Ctrip, quindi Ctrip. Che okay. Interessante, è tutte un mercato due Ctrip. Interessante. Vi svegliate la mattina CEO di Expedia e CEO di Booking. Una delle cose che vorreste cambiare all'interno della vostra azienda? È molto complicato. Io credo che una cosa, ma non è probabilmente un problema di
di Expedia o di nessun altro, cioè la velocità di azione, che diciamo la velocità degli sviluppi che andassero al passo con la velocità a cui va il resto del mondo, no? Io ho visto un dato, no, che diceva che la famosa canzone, il Gangnam Style, no, in 2 anni ha avuto, credo, 2 miliardi 900 milioni di visualizzazioni in 2 anni. Mirko Lalli è l'esperto sui numeri, mentre, di Gangnam Style. Mentre Despacito in 6 mesi ne ha avuto 4 miliardi e 600 milioni. Sì, diceva 6. O 6 miliardi, comunque il numero. Cioè, ha avuto una velocità impressionante. Ecco, andare al passo è complicato. Quindi la velocità. Molta più velocità. Speed è più veloce. Booking? Cioè io sono sei CEO, CEO di Booking. Sei CEO, domani mattina ti svegli e ti hanno fatto CEO di Booking. Al posto della Gillian Tanze, cosa farei? Una delle prime cose che fai? No, sicuramente una delle richieste appunto che riceviamo maggiormente è proprio la parte dei pacchetti, quindi effettivamente spingere su quello che è un progetto di questo tipo potrebbe essere interessante. Interessante. Invece hai la possibilità di eliminare un competitor online escluso Google, quello non si può eliminare. Chi fai fuori? Dai, puoi dire anche puoi dire lui senza problemi. Non mi voglio esporre su questa. Su troppo questa politica, cosa. È un gioco troppo politically corretto. Allora dai. Dico Expedia, giusto perché Expedia. Sei qua e ti guardo negli occhi. No, ma in realtà io paradossalmente non eliminerei Booking, perché ovviamente il monopolio è impossibile. Booking lo conosciamo. E mentre arriverebbe un altro che non conosciamo, ci vuole più tempo, quindi preferisco avere un competitor come Booking che conosco meglio, no? Piuttosto che trovarmene uno nuovo che non conosco. L'ultima è la più cattiva. Vi risvegliate una mattina, tu sei tassista e lui è albergatore, cosa ne pensi di Uber, cosa ne pensi di Airbnb? Ti sei svegliato tassista? Ma guarda, cioè Uber c'è il mio antico capo, Dara, e gli voglio un sacco di bene, per cui ne penso il meglio assoluto, non posso farci Quindi niente. Nonostante tu sia tassista, anzi, dico passi ad Uber. Sì, passo a Uber, chiamo Dara e via. Passi ad Uber. Tu invece ti sei svegliato albergatore, cosa ne pensi di Airbnb? Nel senso che comunque non posso io da albergatore fermare la sharing economy, quindi secondo me mi sveglierei comunque contento e cercando di massimizzare quella che è il mio lavoro, la mia visibilità per portare sempre più clienti nella mia struttura. Grazie ad Alberto Yates e a Walter Lofaro e grazie a tutti voi per essere intervenuti. Buona giornata. Grazie.